Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shusha. Siamo tornati con Red Dead Redemption, ma io sono nel mio hotel di Marsiglia. Infatti sentirete in maniera un po' strana, però siamo pronti a riprendere la nostra avventura con José. An elephant? I wish. Voglio parlare il meno possibile, ragazzi, perché capire bene la situazione. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God, but you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now, unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. È una bestia quel cavallo, ragazzi. Veramente... Let's take him to Valentine. Sì. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. Sì, ragazzi, è il motivo per cui sto facendo questa missione prima di andarci a riprendere Micah, che avete visto nell'ultima puntata, ci siamo ubriacati, è finita male. L'ho fatto perché, ragazzi, questa missione in teoria è uno, cioè ci insegna uno dei modi più semplici per fare soldi. Intanto i cavalli cagano sempre. No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Ma infatti, raga, ma perché ce lo dobbiamo vendere sto cavallone? Cioè, è fighissimo, è gigante. Comunque, dicevo, ragazzi, perché ci introduce due modi per far soldi velocemente. Vabbè, non ve lo spoilero, per questo l'ho letto e quindi ho detto che facciamocelo. Sì. Ma quanto è figo, cioè, raga, è un cavallo questo. Sì, intanto ragazzi, visto che sto in hotel, potrebbe succedere di tutto, quindi se sentite bussare, succederà. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now, just about. That turned into a long day. Yes, remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. Però purtroppo il buon Davey non c'è più. Noi ragazzi sostanzialmente c'è morta la cavalla e non l'abbiamo più sostituita e adesso forse troveremo un modo. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Oh, chi è Martha? Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Beh, davvero che ce le siamo rubate, non sappiamo più niente. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Vabbè, insomma, ragazzi, Osea è il mentore di Arthur insieme a Dutch. Però magari Osea è il braccio destro di Arthur. Ok. Comunque, ragazzi, avete detto, Mike, perché non tagli i pezzi in cui parlano? Ma vedete che ci danno un sacco di informazioni sui personaggi, sulla storia. Anche sui personaggi che sono morti, no? Jenny, Davey. Ma sono piccole cose, ragazzi, che serviranno poi per unire il tutto. Comunque, siamo arrivati alla stalla. E vediamo di venderci questo cavallo per prenderci una bestia vera. Forse io me lo sarei tenuto, ragazzi. Cavallo nero così, ho paura. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Va bene, vai, vai. Hey. Oh, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I show you. You got papers? No. No papers. No, ce lo siamo, anzi, non ce lo siamo fottuto noi, però. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here,
Take a look. Ok, ragazzi, vedete, questo è lo Shire. Dovrebbe essere. È una razza di cavallo. Beh, le statistiche non sono buonissime. Sono sicuro che possiamo trovare cavalli molto migliori, anche andando a catturarli noi. Vabbè, me lo vendo, ragazzi, a sto punto, via. Ci compriamo. No, questo è il cavallo di Morgan. Trattore americano, però $150, ragazzi. È fortissimo, guardate, è velocissimo proprio. Rispetto a quello standard, beh, questo 450 manco me ci avvicino. Che però non è più veloce da Soma. Cioè, penso sia più potente. Accelerazione. All right, partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Alla fine, ragazzi, ho preso il trattore, eh. C'era pure tutta una cosa di personalizzazione del cavallo, la treccia, la criniera, A new grooming brush. Cioè, al momento non voglio spendere i soldi così, ecco. Appreciate it. All right, you. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. So, what's this lake we're heading for? It's called O'Cray's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. Vabbè, andiamo, ragazzi, su, andiamo a vedere come vanno le cose tra noi e John. Male. Is it about time you let it go now? It was a year, Jose. Ci ha abbandonati per un anno intero, ecco perché Arthur ce l'ha con lui. Many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's a code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Capite, ragazzi? Ecco perché Arthur ce l'ha tanto con John. Perché alla fin fine, ragazzi, Arthur, la cosa più importante per lui è la banda. C'è un codice morale che evidentemente John non ha rispettato. Però se penso all'incipit di Red Dead 1... vabbè. Comunque, andiamo a cacciare sto orso. I'm famished. Cook that rabbit, then. They're delicious on an open fire like this. Sì, ragazzi, questo qui è l'accampamento, lo possiamo fare quando vogliamo, no? Anche nel mondo di gioco, l'ho già fatto, non ve l'avevo mai mostrato. Ecco, la cosa buona di fare le missioni queste qui dei personaggi che troviamo lì nell'accampamento, no? Dei nostri amici, insomma, degli uomini della banda, è che è un maxi tutorial e vedete, ci introduce a delle meccaniche del gioco, perché sono veramente tante, ragazzi, top. Cioè, per esempio, se accarezzi il cavallo, okay. Il cavallo ti vuole più bene, quindi diventa più veloce, più potente, insomma, tanta roba. Se lo pulisci, se è sporco, c'ha meno resistenza, tante cose, tante cose. We better get some rest. I wanna be up at first light to find this monster. He better be worth all this drama. Vabbè, ragazzi, noi stiamo cacciando appunto questo orso, che era un altro motivo per cui volevo fare questa missione, perché ci introduce un altro modo per fare soldi in fretta, ovvero cacciare gli animali leggendari che ci daranno delle pelli che possiamo vendere a tanti tanti soldi. Well, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous. But we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing us up? Sì, ragazzi, a me Osea non mi dà l'idea di essere un grande cacciatore, ecco. I hope you know what you're talking about. Sì, dai, facciamo l'esca. Giusto? I was virtually weaned on bear meat. Okay,
I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Okay, girl. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Sì, però ragazzi, quello che dice sempre Dutch, ovvero fuori legge per sempre, è vero che hanno provato, vedete, ci ha raccontato un po' la storia. José ci ha provato a cambiare vita, invece no, ragazzi, non si cambia mai veramente. E questo secondo me è un filo conduttore della storia, Comunque dai, tracciamo le fila di questo orso leggendario. Tra l'altro io ci sto andando con le armi di merda proprio. He sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? Certo ragazzi, basta seguire la traccia e lo seguiamo. Ormai siamo dei cacciatori alla grande. Potremmo anche utilizzare dei, insomma, delle pozioni che ci aumentano un po' i sensi. Però penso sia abbastanza semplice. Cioè semplice trovarlo, non so, orso leggendario. Allora ragazzi, mi sono accorto, scusate se tra la pausa e un'altra, però mi sono accorto che non c'avevo armi. Poi vabbè, non le riesco a selezionare perché non so, forse ho rotto il joystick, non lo so, ma adesso sicuramente non lo posso cambiare. Comunque ho messo già la trappola. Got your knife? Oh cazzo. Easy. Not too close. Questo ci attacca, ragazzi. Dai, facile, facile. E non muore. Non gli ho fatto niente. Ah, si è scappato. Che lo fa, Osea? Cazzo ridi, Osea. Siamo venuti fino a qua. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well, e beh ragazzi, io direi di restare. I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah. Bella zio. No, lo zio c'è però non è lui. Anche se un po' zietto c'è. Vabbè ragazzi, dicevo, perché ce ne dobbiamo andare? Scusate, ma starà qua nei dintorni Molorso, io immagino. La missione è completata, quindi quello che dobbiamo fare lo facciamo. A sto punto ragazzi, prima di andarcene a fare la missione di Maika, ve lo ricordate? Tra l'altro vedete, al massimo sono riuscito a fare argento in missioni, però visto che non ci dà i requisiti di prima, dicevo ragazzi, lo voglio fare questa caccia prima di passare da Maika, perché ci dà un bel po' di soldi. Cioè soprattutto uccidere questi animali leggendari sicuramente sarà più difficile, però ci dà questa, come si chiama,
la pelle soprattutto, che ci permette non solo di rivendere e fare un botto di soldi, ma anche di procurarci dell'attrezzatura, quindi tipo dei vestiti, quindi che non servono a niente, voi direte. Invece a me piace tantissimo mettergli vestiti diversi, proprio ad hoc. Quindi insomma, questa è una cosa, deve essere una cosa veramente fighissima. Tra l'altro, ragazzi, tanti soldi. Non so se vi ricordate quando abbiamo ucciso, abbiamo fatto quell'assalto all'accampamento degli O'Driscoll. Cioè, oltre a prenderci il fucilozzo figo, abbiamo pure preso tipo $60. E $60 in questo periodo, no? In questo periodo storico era tantissimo. Cioè, già un dollaro è tantissimo. Infatti, vedete, ragazzi, io adesso ci avrò forse circa $200, che sono un botto. Che mi ha scoperto? L'ho visto là in mezzo. Se, a me non ci vedo bene, ragazzi, perché sto qua con la televisione. Ah no, è il treno. Il rumore del treno. Ho pensato che era di averlo visto. No, ecco, quello là, no? Raga, da sta televisione è gigantesca. Proprio perché è gigantesca non ci vedo un cavolo. No, però aspetta, con che arma l'ammazzo? Vieni un po'. No, 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 tu, il cavallo, ragazzi. No, perché se gli sparo con le armi da fuoco gli rovino la pelle. No! Finiti, ragazzi, Revenant. Ah, Leonardo DiCaprio. No! Oh, io ho tagliato per un braccio. Hai visto? Un braccio tagliato, io sono tutto tagliato invece. Liberati. Però lo sto a sgozzare, ragazzi. Guardate come gli esce il sangue da quel collo. No, raga. No, però a parte, ragazzi, che era già tutto martoriato, quindi non è che se gli sparo io. Provo a sparargli e non me lo seleziona. Porca miseria. Il fucile, questo qua. Oddio, sta tagliando. Vai, l'ho fatto fuori. Non è stato per niente un bel combattimento, cioè, vi dico la verità. Io sono insanguinato marcio. Ora però, sei arrivato dopo i fuochi, Furia. Ah, l'ho chiamato Furia, ve l'ho fatto vedere il cavallo. Ah, vabbè, non me lo ricordo, ragazzi, se ve l'ho mostrato o no. Vabbè, in ogni caso, dai, puliamolo. Oh, però dai, scuoia. Scuoia, squat. Oh, scuoia. Ah, perché è cascato su un sasso e non me lo fa fare. No, ecco. Eh no, perché sennò sarebbe stata la beffa gigante. Io ora questo qui, ragazzi, mi venderò la pellaccia. Ci metterò una giornata a scuoiarlo tutto, però abbiamo ammazzato il primo animale leggendario. Quindi questo è un bel passo, che faremo soldi, con soldi possiamo comprare nuove armi, nuove attrezzature, nuove cose, o a migliorare l'accampamento in cui stiamo, che ci permetterà a un certo punto sicuramente di sbloccare il fast travel, perché è importante. Guardate quanto è grossa la pelle, la carne non credo che... Vabbè, cioè, non lo possiamo caricare chiaramente sul cavallo. Vabbè, ragazzi, dai, io direi che ci possiamo... cioè, andiamo a fare la missione di Maika. Ok, ragazzi, dai, riprendiamo da questo punto. Spero che mi sentiate ancora meglio, perché mi sono messo in una posizione un po' diversa. Comunque siamo arrivati nella città di Strawberry, di Fragola, sostanzialmente. Quelle corna non promettono bene, però stiamo per riprenderci Maika. La cosa bella è che ho letto i vostri commenti e mi avete detto: Maika, ma lo sai che se quando correvi non premevi quadrato, che è il tasto per saltare la staccionata, mentre eravamo ubriachi, ci avrebbero arrestato. Quindi capite, ragazzi, ci sono un po' di cose che si potevano fare. Qui c'è un macellaio dove gli possiamo vendere le pelli. Ah, a proposito, ragazzi, sono andato un po' in giro a fare robe, a fare cose. Cioè, più che altro perché ti capitano di farle. Cioè, è impossibile non fare. Veramente c'è un mondo incredibilmente vivo. È proprio il bello di questo gioco. Tra l'altro, aspettate, cosa fighissima, mi hanno tolto la... come si chiama? Mi hanno tolto lo strike al canale, quindi volendo posso fare delle live. Ci sto pensando, magari di farle no spoiler, quindi senza... Oh, oddio, mi ha impennato il cavallo. Sei imbizzarrito. Insomma, ragazzi, magari farle senza trama, così cazzeggio. Guardate qua che figo. Magari, insomma, vabbè, insomma, fatemelo sapere. Comunque, ragazzi, siamo davanti alla prigione, perché l'hanno portato in prigione. Forse ci avrebbero portato in prigione anche a noi, sì, perché me l'avete spoilerato. Vediamo un po' che succede. Sto diventando francese, sono francese. Yeah. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang, Colm O'Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends.
They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. No, non credo che è quello che stavamo cercando. Tanto diluvia, ragazzi, qui fuori. Eccolo. Proviamo un po' Micah e cerchiamo di farlo uscire. Cioè, praticamente la mossa di Arthur era quella di far uscire allo scoperto lo sceriffo, magari facendogli dire: ah sì, abbiamo questi prigionieri. E invece l'hanno messo qua sotto. Arthur! Arthur! Arthur, Arthur. Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Beh, l'hanno pistato come l'uva, ragazzi, gli hanno fatto qualcosa. Maybe that steam donkey over there still works. Quale? Allora, trovo un modo per liberare Micah. Allora, la cosa che viene da pensare, però credo che sia abbastanza impossibile, è legare una corda al cavallo e farlo tirare. Allora, qual è l'arga? Beh, volendo sì, ce l'ho. Ah, questo. Ah, sì, sì, ecco. Madonna, ragazzi, io ho parlato proprio di un gancio. Sì, questi due non si amano, eh. Insomma, ce l'ha confermato di nuovo. What a modern disaster this is gonna be. Just pull that lever. Come on. Sì, questa cosa della tecnologia, c'è Arthur che è proprio contro. Beh, ci sono dei... come posso dire, ragazzi? Afferra la leva, vado con la leva, sì. Diciamo che la tecnologia, grazie alla al locomotore, insomma, ai treni che stanno per... attenzione, vado, che stanno per attraversare il selvaggio West. Quando, insomma, le ferrovie cominciarono a essere funzionanti e attraversavano tutti gli Stati Uniti, cominciarono a portare anche la civiltà nel selvaggio West, insomma. Dove non è che ce n'era molta, come potete vedere. No, perché? Ah. E qua, ragazzi, io userei quest'altra mia arma, che però è messa in uno spot che non riesco a prendere perché non mi funziona il mouse. Sì, il mouse. Appunto, smelloni. Oddio. Bella così. Sì, però, ragazzi, qua non ci si può mettere così allo scoperto. Indossa la bandana, assolutamente, assolutamente, ragazzi. Siamo dei fuorilegge qui. Vieni qua, uno. Vieni così, ragazzi. Ho tolto anche... ho ucciso qualcuno che non dovevo, perché mi è calato la stima. Indossa la bandana, non l'ho indossata. Indossala. Mannaggia te. Perfetto. Mamma mia, questa è fortissima, ragazzi. Quest'arma è fortissima. E l'ho rubata proprio agli O'Driscoll. Fruga, fruga, fuga. No, 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 no. Sbrigati, sbrigati. Trust you. You have finally lost your damn mind. Io non ci fidiamo di nessuno. Che sta fate? Che stai facendo? Io, ragazzi, intanto urlo incredibilmente nella mia stanza d'hotel. Mi chiamano la polizia. Mamma mia, in panza proprio. Questa, raga, la carabina non mi piace per niente. Tieni in testa. No, da qua non lo vedo, ragazzi, da sta televisione maledetta. Che facciamo? Aspetta, aspetta, ricarica, ricarica, oh. Che altro c'è? Bella così. Ne ho visti solo due, lo sapevo che ce n'era altri. Levati, ma che sei pazzo? Mi hanno sparato bello bello in faccia. Però, ragazzi, quando è così bisogna essere dei bravi strateghi.
Dove? Dove state? Ah, eccoli. Oddio, che è? No, ho lisciato. Ok. Non è morto! Questo raga, è... Vieni qua, ciccia. Ciccia baffa. Cioè, la ricarica più lenta del West, c'ho. Sì, qua, ragazzi, me la sto giocando male, però... Capite bene, non sto a casa, sto in una situazione un po' compromettente. Beh, ti sparo da dietro da bravo infame. Non è morto! No, volevo colpirlo, ma l'ha ucciso. Prendi questa pistola bella infangata. Un ricercato vivo o morto. Meglio che non che ce l'andiamo, ragazzi. Che poi viene così, viene tipo un'area. Sì, smilzo. Namo, a secco, namo, se ne secco. Olio di serpente, intanto. Skinny biker, it's Norman. You always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me a minute, Arthur. Che sta facendo? Che sta facendo sto pazzo? Vabbè, noi possiamo... Ma perché? Perché devi risolvere le cose così, ragazzi? Vedete il bello e il brutto? È che questa è una banda e... My guns. I showed him. And I'll show the rest of this town. You have really lost it. Sì, raga, questo è impazzito. Sì, però sta arma fa cagare, ragazzi. Cioè, la devo cambiare al più presto, devo fare un upgrade. T'ho visto, ma... Con questa è un po' difficile, forza, ragazzi. È veramente figo sparare. Mi ricorda tantissimo GTA, però... Ma perché abbiamo dovuto fare tutto il giro? Questo era un... No, questo lo voglio frugare, ragazzi, scusate. Ah, possiamo cambiare il cappello? Sì, me lo cambio, dai. Bello, gli ho inculato il cappello, ciao a tutti. Via, via, via. Porca miseria, come sparano questi. Sta buono. Ci metto sempre un'ora, ragazzi, a cambiare arma, perché, cioè... Oddio, stiamo attenti, devo guardare avanti. No, non mi frega la kill, Bravo. Mazza, ragazzi, ci stanno proprio tutti dietro, Vediamo ricercati vivi o morti. Non voglio sapere la mia taglia in questo momento, che sarà tipo altissima. Belle, però, sta ripetendo. Vai dritto. Ah, no, quella era... Era Maiga, scusate. Dove ce ne andiamo? That was some good shooting, Morgan. Beh, insomma. What the hell was that you pulled back there? Got a bit wild, all right. Wild? Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. No, I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you old Lenny, too. If he hadn't found us in time... Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, you're lucky Dutch has got your back. For some unknown reason. Beh, perché Dutch, ragazzi, protegge tutti, sostanzialmente. Adesso che figata. E la cosa bellissima è che noi adesso abbiamo la bandana in faccia, e quindi non è aumentato il nostro livello di ricercato. Cioè, ho detto prima una cavolata, perché la nostra taglia non può essere salita, perché non ci hanno visto, non sanno chi siamo. I'm giving you a holster, my way of saying thank you. And thank you. There I was having a dull day only for you to liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me,
Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. Now I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. So you ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Addirittura. Questo è come un pazzo. Yeah. Vabbè, ciao Maika. Secondo me farai una brutta fine, ragazzi. Se non la farai, gliela faremo fare noi. Comunque, abbiamo preso la fondina mancina. Adesso possiedi una fondina mancina. Lo puoi portare e usare due armi da fianco contemporaneamente. Quindi due pistole? Oh, guarda, da una parte... Come funziona, però? Aspetta, vediamo se puntiamo sì. Da una parte abbiamo la pistola e dall'altra la cosa, come si chiama? Vedete, la revolver, questa qui a canna mozza. Se noi ci prendiamo due pistole, quindi due revolver, ci abbiamo appunto la stessa arma più o meno. Madonna, che bellissima sta cosa. Diciamo, ragazzi, quello che ho capito io è che le missioni, quelle lì dei, al campo, quello lì dei nostri amici, sostanzialmente sono una sorta di grande tutorial. Cioè, ognuno, vedete, questo qui ce l'ha fatto fare per farci sbloccare questa cosa qui. Quindi è figo, cioè, secondo me, superato questo scoglio, avremo ancora più il gioco aperto a tutto e sarà fighissimo. Quindi, ragazzi, io dalla mia stanza della Marsiglia vi do appuntamento ai prossimi video. Seguitemi su Instagram per scoprire tutto quello che sto facendo in questi giorni, ma alcuni segreti vi li lascerò per insomma, per il video. Intanto il mio cavallo ha fatto la cacca. Bravo, good boy, good boy. E se lo rapino? Money, tough guy. Oh. Oh mio Dio. Avete visto? Pistolettata e spapom. Non c'ha più la testa. Gli ho fatto partire la testa. Vabbè, sono... Vabbè, non è proprio da brava persona, però. Ok, questo cappello veramente becero. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.